L'Istituto degli Innocenti si occupa da oltre 600 anni di accoglienza e tutela dell'infanzia. Da circa 50 anni offre invece opportunità educative ai bambini e alle famiglie del centro storico, in un rapporto di stretta collaborazione con il Comune di Firenze. All'interno dell'istituto si è recentemente costituito il Polo 06 per l'infanzia innocenti, che comprende i tre nidi d'infanzia, Birillo, Trottola e Biglia, la Scuola Comunale dell'Infanzia Innocenti, il Centro Educativo Integrato 06 Girandola e il Centro per Bambini e Famiglie Crescere Insieme, che accolgono quotidianamente circa 250 bambini e costituiscono risorse positive per accompagnare il percorso educativo da 0 a 6 anni. Benvenuti, sono Valentina, educatrice del nido d'infanzia Birillo. L'asilo Nido Birillo è un nido a tempo corto con apertura dalle 7:30 alle ore 14:30. Accoglie 19 bambini e bambine con età dai 18 mesi ai 3 anni, organizzati in un'unica sezione. Questa visita virtuale vuole offrire la possibilità di conoscere il modo in cui anche l'organizzazione dell'ambiente si pone di supporto a un'accoglienza che vuole offrire ai bambini una situazione di benessere. Qui ci troviamo nella zona accoglienza dove i bambini in autonomia o con l'aiuto dell'adulto ripongono all'appendiabiti i loro effetti personali. In questa parte c'è la zona del giocomondo dove ci sono animali di gomma, macchinine, un trenino di legno. I bambini possano scegliere un gioco come per esempio giochi ad incastro, costruzioni, cubi, puzzle o utilizzare un materiale naturale tipo legnetti, tronchi o materiali di recupero come per esempio tubi di cartone o tappi di varie dimensioni. I bambini giocano spesso anche col tavolo da lavoro. L'ampia sezione è presente una zona bagno e cambio dove si trovano un fasciatoio, un lavandino e alcuni basini a misura del bambino per promuovere la loro autonomia. Ci sono delle buchine che contengano gli indumenti personali dei bambini riconoscibili dal proprio sacchettino con il nome. Proseguendo, troviamo la zona dei tavolini, che è una zona polifunzionale. I bambini ci possono giocare o mangiare all'ora dello spuntino a metà mattina o all'ora del pranzo. Arrivano direttamente dalla cucina interna all'istituto. Il pranzo al nido si caratterizza come momento educativo perché l'adulto rispetta i tempi dei bambini che possano pian piano raggiungere importanti conquiste e momenti di benessere. Seguite sempre da un'educatrice, socializzano, assaggiano, scoprono nuovi gusti e abilità imparando a servirsi e a mangiare da soli. Nella seconda parte della sezione ci sono due situazioni allestite di gioco simbolico. Da una parte l'angolo dei travestimenti dove ci sono vestitini, accessori, telefonini, un computer, un phon e macchine fotografiche. Da questa parte l'angolo cucina, allestita sempre con oggetti presenti nella vita quotidiana dei bambini. Da questo lato c'è una zona adibita a laboratorio, dove i bambini possono fare esperienze
di manipolazione, travasi, pittura, collage, media education. I bambini trovano a disposizione varie tipologie di materiale, si prediligano soprattutto materiali naturali e di recupero. Qui c'è un pannello sensoriale realizzato in un laboratorio dei genitori. I bambini possono quotidianamente trascorrere del tempo nel giardino grande e possono utilizzare una volta a settimana o tutti i giorni dopo il momento del pranzo lo spazio del giardino d'inverno. Questo è il giardino d'inverno, è una grande stanza a disposizione di tutti i servizi dell'Istituto degli Innocenti, quindi tutti i bambini che frequentano l'istituto vi accedono. Benvenuti. Questo è il giardino dell'Istituto degli Innocenti. Alcuni spazi sono delimitati, come potete vedere, da una staccionata quadrata, e i materiali del giardino sono tutti assolutamente naturali, quindi il legno è il materiale che spicca di più, questo per favorire una sensazione di far parte di un ambiente naturale già nel bambino piccolo. Il giardino è vissuto dai bambini in tutte le stagioni dell'anno, tempo permettendo, cioè a meno che proprio non grandini o non piova forte, però con una lieve pioggerellina estiva o per esempio quando in terra si formano delle pozze, i bambini vengono portati in giardino per sperimentare anche la gioia di poter saltare dentro una pozzanghera o poter correre sotto la pioggia, e infatti per questo alle famiglie chiediamo sempre di portare una mantellina e degli stivaletti di gomma. Inoltre il giardino è aperto anche alla cittadinanza perché fa parte del progetto Pollicino Verde del Comune di Firenze, che prevede la partecipazione delle famiglie e dei bambini per dei laboratori specifici nel nostro giardino. Per i bambini vengano anche organizzate delle uscite all'esterno dell'istituto con delle passeggiate in Piazza Santissima Annunziata o per le vie del centro storico. Inoltre ai bambini non mancano le occasioni di respirare un'atmosfera di cultura, arte e storia visitando il Museo degli Innocenti o le mostre che vengano periodicamente allestite. Si conclude così la nostra visita virtuale e per favorire la vostra scelta vi invitiamo a esplorare il portale Educazione in rete civica, dove potete trovare molte informazioni utili per conoscere meglio i nostri servizi educativi in vista alla futura iscrizione dei vostri bambini. Vi aspettiamo!